Ho letto che esiste una pratica di mindfulness applicata all'ecopsicologia, la green mindfulness. Potrebbe parlarcene? Questo è uno degli antidoti ai mali del nostro tempo. La mindfulness è l'essere completamente presenti nel qui e ora. Soprattutto in un'epoca così frequentata dalla tecnologia, in cui rischiamo di essere sequestrati emotivamente e cognitivamente da degli aggeggi tecnologici, pur interessantissimi e bellissimi, è molto importante saper riportare l'attenzione dove vogliamo noi e quando lo scegliamo noi. La pratica della green mindfulness o della meditazione verde è una camminata in natura in cui tutta l'attenzione è volta ai messaggi provenienti dai cinque sensi. È una meditazione a occhi aperti, perché così come nel Vipassana il focus dell'attenzione è il respiro, nella trascendentale è su un suono, nella camminata verde, nella green mindfulness, tutta l'attenzione è su colori, forme, suoni, profumi, sapori, sensazioni. Quindi ogni qualvolta ci accorgiamo che un pensiero arriva e ci distrae, riportiamo l'attenzione, tocco, guardo, muso, assaggio. E in questo modo si riesce proprio a raggiungere uno stato di centratura, di presenza, di tranquillità e di grande attenzione all'ambiente esterno, che dà una grande gioia, perché ci permette di cogliere dettagli che altrimenti non avremmo notato: Sarebbero un trascurate. particolare cinguettio, il profumo di quel fiore, la sensazione di quel tronco diversa da quell'altro. E quindi è una pratica molto facile a condurre ognuno, anche da praticare, ognuno in autonomia nel verde, che permette veramente di creare questa relazione io-tu con l'ambiente, ma anche una relazione più profonda io-tu con se stessi. Si tratta quindi di una pratica che si applica sul Ik e Nung, cioè sul qui ora. Ma è comunque possibile individuare degli effetti a lungo termine? Assolutamente sì, ormai gli studi sono tantissimi e quando noi ci mettiamo in un atteggiamento di mindfulness andiamo a sollecitare i lobi parafrontali, che è la parte del nostro cervello deputata alla propriocezione, alla scelta, alla presenza. Più frequentiamo momenti di mindfulness, più ci è facile recuperare questa presenza al bisogno, quando ne abbiamo davvero la necessità. Quindi si rafforzano proprio connessioni neuronali che attivano la parte frontale del nostro cervello. E mi piace vedere come sfida evolutiva questa, cioè che anche noi sviluppiamo la capacità di scegliere, di essere presenti, consapevoli della nostra libertà e libertà di scelta, perché è così che potremo decidere il nostro futuro. Riguardo invece alla durata o alla ripetizione di queste pratiche di mindfulness, c'è per caso un tempo che è consigliato? Cioè, quanto una persona dovrebbe mettere in pratica queste pratiche? Allora, se andiamo a prendere il protocollo di Kabat-Zinn, c'è una formazione molto serrata in cui vengono dati 45 minuti di esercizio al giorno per 8 settimane. Ma anche 2 minuti al giorno è meglio che niente. Quindi, chiaramente, come anche se voglio imparare a suonare la chitarra, più esercizio faccio, più rapidamente acquisisco dimestichezza dello strumento. È esattamente la stessa cosa con la In mindfulness. questo Però modo trasformarla in un'abitudine. esattamente, esattamente. C'è lo psicologo Luca Mazzucchelli che insiste molto sull'importanza del crearsi abitudini Il positive, cosiddetto fattore fattore 1%. 1%.